Allora, questa Lazio è pazza quest'anno, forte con le forti e schiappa con le deboli, no? Facciamo un po' di razionalità. Allora, giocare contro squadre tipo Verona, alla Juric sono ripartenze e cose varie, stanno incappando un po' tutti, stanno avendo un po' di problemi con queste squadre. Sì, si sparla troppo, si piange troppo addosso perché Luis Alberto si era già qualche schizzo di talento, l'aveva fatto vedere da un paio di partite come era tornato. È normale che poi perdi un po' i tempi se stai fuori dal campo e devi un attimino reingranare. Ieri l'ha sbloccata, poi la squadra c'è stata con la testa. Avete visto che nessuno è indispensabile, acerbi, non acerbi, giocatori che chiedono l'aumento, quando poi alla fine, ieri abbiamo vinto con Hutt, con Radu, insomma, vabbè, la squadra era quasi al completo, non del tutto però, questo voglio sottolinearlo. Il calcio è uno sport di squadra, le individualità quando poi è più quello che tolgono di quello che danno, comunque costano troppo in base a quello che è il balance. Non sono nessuno indispensabile, ecco. Bravi, bravi ragazzi, grintosi. Beh, nota di merito, io oggi la devo dare a Stefan Radu perché Stefan Radu ha spento il Politano, che era un brutto cliente da quella parte, l'ha gonfiato. A un certo punto gli ha fatto un'entrataccia, che non è costata neanche l'espulsione, per fortuna, però insomma, stava lì, lo puntava, alla fine ci ha preso il bel calcione, diciamo, ha ben indirizzato anche lui la gara. O comunque ha spento uno dei focolai negativi che potevano crearsi. Bene, bene, non esaltiamo Reina, ha fatto il suo lavoro, ha fatto una bella parata, ha salvato il risultato sull'1-0. Comunque l'avversario era forte, c'era da rischiare, da avere, non si poteva pretendere che questi ci lasciavano vincere, no? Poi io tutto sti rimoneggiati loro, io non mi ricordo, avevo sentito qualcosa che diceva il telecronista, l'ho sentito in inglese, però a un certo punto c'avevo la radio in italiano. Parlavano di assenze, ma quali assenze? Che qua c'erano Koulibaly, Manolas, era una gran bella squadra là davanti, insomma, di fronte a noi. Va bene, Dio migliore in campo, io però continuo a darlo a Ciro Immobile, perché pesa a livello anche caratteriale, si fa sentire con gli arbitri, al di là che Luis Alberto tecnicamente quando c'è è quello che ci dà più di tutti, però Ciro il grande, Ciro Scarpadoro è veramente quello, ecco, in uno sport di squadra abbiamo bisogno del suo carisma, della sua voglia di fare, di non arrendersi mai, di crederci sempre, di tenere la squadra, di prendersi la squadra sulle spalle. L'ho visto spesso tornare fino alla difesa, quindi grande Ciro e grande Stefan Radu, che ha fatto 190 presenze e bisognerà celebrarlo per bene quando speriamo presto, quest'anno, arriverà al record. Che tra l'altro sarà anche molto importante per gli almanacchi della Serie A e tutto. Non piangiamoci addosso, su, carichiamo la squadra per la prossima partita e godiamoci questo campionato che è un po' pazzo. Comunque, dobbiamo riacconciare almeno la zona Europa, poi pensare alla Coppa Italia. Ciao, forza Lazio a tutti!